Nel cuore della regione stiriana dei Cimbri ad Obdach nel 1940, Johann Pabst fondò una modesta segheria. Il nome dell'azienda, Johann Pabst Holzindustrie, richiama proprio quello del suo fondatore. Questa segheria si trovava e si trova tutt'oggi in una delle aree più ricche di boschi dell'Europa centrale, in un comprensorio di completa proprietà della famiglia. Grazie all'altitudine di 800 metri, Pabst offre soprattutto legno alpino di eccellente qualità, che viene lavorato con moderni processi produttivi ed elevati standard di assicurazione della qualità. Il risultato sono prodotti eccellenti, forniture just in time e quindi clienti soddisfatti. In tre sedi diverse, Pabst lavora il tondame producendo segati, lamellare, perlinati, rivestimenti per facciate con rifinitura industriale, lettiere per cavalli e pellet. Siegfried Florian Senior e Reinhard Senior, i Pabst della seconda generazione, con il loro impegno, coraggio e passione verso la materia prima legno, hanno trasformato la piccola segheria in un'azienda di livello europeo che oggi dà lavoro a 250 dipendenti circa. Nel frattempo, alla guida dell'azienda è già giunta la terza generazione della famiglia. Johann Pabst è uno dei due amministratori. I suoi ambiti di responsabilità sono lo stabilimento del lamellare e le attività di esportazione in Italia. Dell'importante materia prima, ovvero il tondame, e della guida della segheria si occupa invece il secondo amministratore, Reinhard Pabst Junior. Un altro settore cui egli dedica la sua attenzione è quello dei pellet. Il più giovane e forse, vista la sua attività, più colorito dei Pabst è Florian Junior. Lui è responsabile dei colorati rivestimenti per facciate con rifinitura industriale Alpen Colors ed opera inoltre come responsabile del marketing della Johann Pabst Holzindustrie. La qualità dei prodotti finiti in legno si decide già qui nel bosco. Il legno è infatti una materia viva, è ovvio quindi che ci voglia molta esperienza per ricavarne i prodotti migliori. Per la realizzazione dei prodotti di elevata qualità vengono impiegati soltanto abeti rossi e larici cresciuti nelle migliori condizioni. Le fibre fini, i rami sani e il basso contenuto di resina conferiscono al legno Pabst il suo carattere particolare. Da Pabst, l'amore per la natura ha di fatto una solida tradizione che si rispecchia nel logo aziendale attraverso l'immagine del falco. Questo elemento non è dovuto soltanto alla passione di Florian Pabst Senior per la falconeria, quanto piuttosto alle doti di forza e allo spazio vitale di questo nobile rapace che hanno fatto dell'animale il simbolo dell'azienda. Qui, in uno dei più moderni stabilimenti di produzione europei, vengono prodotti ogni anno oltre 80.000 metri cubi di legno lamellare. Da Pabst il cliente è in primo piano e per questo la maggior parte degli ordini viene realizzata su commissione, precisamente in base ai desideri dei clienti. La fornitura personalizzata offre al cliente immensi vantaggi logistici e lo aiuta a risparmiare sui costi.
Continui i controlli qualitativi interni e la vigilanza esterna da parte dell'Istituto Holzforschung Austria garantiscono la massima sicurezza nell'impiego delle travi lamellari Pabst. Ovviamente le travi Pabst sono dotate di tutti i principali sigilli di qualità. Le travi in lamellare Pabst sono note per la loro qualità unica, dovuta sia al miglior legno stiriano che all'uso delle tecniche più moderne e all'impiego di personale perfettamente addestrato e motivato. In due linee di piallatura presso lo stabilimento principale di Obdach, il segato viene trasformato in perlinati per uso interno ed esterno. I rivestimenti per facciate Pabst non sono tuttavia noti in territorio nazionale ed estero soltanto per la qualità del legno e della lavorazione. Pabst è uno specialista leader nel campo del legno per facciate esterne con rifinitura industriale. Questi prodotti vengono commercializzati con il famoso marchio Alpen Colors e vantano una durata e una resistenza agli agenti atmosferici particolarmente elevate. I pellet sono il primo combustibile che consente di riscaldare in modo comodo, economico e rispettoso del clima utilizzando una fonte di energia rigenerabile. Da Pabst, con i truccioli di segagione essiccati e altro legno residuo derivante dai cicli di lavorazione, viene prodotta ogni anno una quantità di pellet che corrisponde al fabbisogno di 13.000 nuclei familiari. I pellet vengono stoccati in due grandi silos e poi trasportati direttamente ai clienti finali a bordo di speciali camion. Possono essere convogliati direttamente nei vani caldaia attraverso aria compressa oppure forniti in sacchi ai clienti in tutta Europa. Alpenspan. Le stalle moderne non possono più rinunciare alla lettiera Alpenspan. I truccioli di piallatura depolverati di legno di abete rosso sono un prodotto naturale puro della Holzindustrie Pabst, privi di additivi chimici. Non è un caso che sia l'unica lettiera a recare il marchio di qualità Austria. Alpenspan si trova dappertutto, nelle stalle e cliniche veterinarie famose, oltre che nei principali tornei equestri europei, da Augusta a Zurigo. Tutti puntano su Alpenspan per il benessere dei pregiati equini. Lo strumento principale di promozione di Alpenspan è costituito dall'illustre team equestre che ha ottenuto successo in patria e all'estero. La famiglia costituisce la base principale del successo di Pabst. Già tre generazioni garantiscono l'elevata qualità, i rapidissimi tempi di consegna e l'assoluto rispetto delle scadenze. Un'impresa di famiglia dalla lunga tradizione per il futuro del legno.